amiche, benvenute o ben ritrovate sul canale. In questo video voglio proporvi una recensione sui prodotti di un'azienda che ho provato negli ultimi mesi. Questa azienda si chiama Libra Nails Lab, è un'azienda molto giovane e molto innovativa e in questo video vi farò vedere tutti i colori che ho, li ho sbocciati per voi e vedremo anche, oltre ai colori, i builder, i gel polish e anche i finish e le basi. Quindi se questo video vi interessa, mi raccomando, restate fino alla fine. Quando voi ordinate i prodotti Libra Nails Lab, vi arriveranno sempre in una scatolina del genere che secondo me è molto comoda anche perché potete riporla direttamente nei vostri cassetti e gli smalti sono già ordinati. Adesso tolgo tutti i prodotti che ho da questa scatolina e ve li faccio vedere. Libra Nails Lab è un marchio ideato da un artista per noi aspiranti artiste. Il suo nome è Julie's Nails ed è molto famosa soprattutto nel panorama internazionale per le sue press on nails e per i suoi design cartoons bellissimi, e vi lascerò il link alla sua pagina qui sotto. Intanto nel sito Libra Nails potete trovare qui ci sono 11 colori diversi. Questi colori sono colori più classici, li vedete anche qui. Sono questi qui e fanno parte della, diciamo, collezione base di smalti semipermanenti chiamata All Eyes on Me. E come vedete sono tutti colori appunto molto basici, portabili e un po' dei passepartout. E adesso vi farò vedere gli swatches di questi colori. Thank you.
La mia recensione su questi colori è assolutamente positiva. Mi piacciono tantissimo perché sono super pigmentati e hanno una consistenza media, una media viscosità, e si autolivellano bene e nascondono le imperfezioni dell'unghia. Quindi mi piacciono tantissimo. Oltre alla collezione base All Eyes On Me abbiamo anche la nuova collezione Juicy Colors, questa qui che vi ho fatto vedere anche sul mio profilo Instagram. Se non l'avete vista, mi raccomando, andate a vedere gli swatches anche lì e lasciatemi un bel like. E che dire, queste tonalità sono davvero fantastiche per l'estate e mi hanno conquistata e sono sicura che conquisteranno anche voi. Io sulle mie mani in questo momento ho fatto un semplice semi permanente sulle mie unghie super corte usando Miami Doll, usando infatti tutti i prodotti Libra Nails, e come colore ho usato Miami Doll. Eccolo qui, un bel rosa fucsia iper saturato ed estivo. E adesso vediamo gli swatches anche di questi colori. Dopo gli swatches dei colori passiamo invece alle basi builder. Le basi builder sono queste qui, sono tre colorazioni: Rose Quartz, Blooming Dahlia e Strawberry Milk. Di queste tre colorazioni, che sono tutte e tre, molto molto carine, adesso vi faccio vedere. Questa qui più a destra è Strawberry Milk, che è proprio un colore latte e fragola, molto coprente. Abbiamo Rose Quartz, che è un colore un po' più rosato e sheer, semitrasparente, e mentre Blooming Dahlia è sempre un colore semitrasparente però pescato. Questi builder hanno una lavorabilità molto molto buona, sono autolivellanti e io li uso sempre per i lavori senza limatura, anche diciamo sulle unghie un po' più lunghe, e appunto non mi danno nessun problema, non colano sulle cuticole e mi danno il tempo per fare una bella struttura, un bel apice. E anche di questi adesso vi farò vedere la stesura su tip. Per quanto riguarda Rose Quartz, vi lascio anche qui sopra il link al mio ultimo video dove l'ho usato in combinazione con Savage, il gel polish che vi ho fatto vedere prima, e appunto con i glitter, e quel lavoro vi è molto piaciuto. E anzi, se ci riesco, vi metterò anche qui da qualche parte la foto del lavoro dopo 6 settimane per vedere la tenuta. Quindi anche della tenuta sono molto soddisfatta, sono molto molto aderenti all'unghia naturale e hanno una buonissima buonissima durata.
Dopodiché passiamo ai pennelli. Libra ha 3 pennelli per il momento in catalogo e il fatto che questi pennelli siano eccezionali non mi stupisce. Allora abbiamo 3 pennelli diversi, questo qui è un gel oval e questo lo uso per il momento per andare a massaggiare bene la base, siccome non ci sono appunto dei costruttori in vasetto. Questo pennello non lo uso per i costruttori, ma lo uso per andare bene a massaggiare la base su tutta la superficie dell'unghia. E come vedete sono di questo formato qui, quindi voi li sono molto compatti, li chiudete in questo modo, poi li riponete e quando dovete utilizzarli potete attaccare il cappuccio sul retro in questo modo. E poi guardate anche un po' il design, è veramente super super elegante. Ecco qui. Poi abbiamo invece 2 pennelli liner 7 e 10. Il 10 lo uso principalmente per la nail art, il numero 7 invece lo uso sia per la nail art che per la struttura. Infatti adesso vi faccio vedere questo, vediamo se riuscite a vedere. Il pennello numero 10 ha leggermente meno setole, non le ho tagliate, io in genere taglio le setole dei pennelli, però questa veramente non ho avuto bisogno perché ce n'erano il giusto numero. E invece appunto quelle del pennello numero 7 ha leggermente più setole e è più corto, 7-10 mm fa riferimento alla lunghezza delle setole. E anche per questi 2 pennelli abbiamo i dettagli rose gold e la confezione bianca, come per il pennello gel numero 6. Mi piace molto anche che mantengano lo stesso stile e la stessa linea per tutti i pennelli. Questo è Savage in versione opaca e poi al di sopra ho decorato, ho fatto delle foglie stilizzate usando sia il pennello numero 7 che il numero 10 e guardate che linee sottilissime che sono riuscita a fare. La stessa cosa su questa tip qui, ho usato un foil ramato sopra mocha latte e poi al di sopra ho decorato con queste piccole foglioline stilizzate. Quindi mi sono trovata veramente veramente bene, soprattutto per quanto riguarda lo spessore delle linee e il controllo del prodotto con questi pennelli è davvero ottimo. Le ultime cose che volevo farvi vedere sono queste qui, che sono le basi e i finish. Abbiamo la Strong Base, questa la uso sia come base per il semipermanente classico, semipermanente con una leggera bombatura come ho fatto io, ho usato questo prodotto e devo dire che l'ho già testata sia su di me, è da una settimana che ho queste unghiette, sia su delle altre clienti più a lungo e appunto fa in modo che il servizio abbia una durata eccellente. È una base rubber 100% soak off, quindi se volete poi eliminare il vostro semipermanente con il remover potete farlo. Ok ragazze, la confezione è da 15 ml, quindi avete un bel po' di prodotto. E poi abbiamo il Glossy Finish e il Velvetizer, che sono rispettivamente il finish lucido e opaco della linea. Il Glossy Finish è senza dispersione, il Velvetizer ha la dispersione ed è appunto opaco. Una cosa che mi ha stupito appunto di questi due finish, innanzitutto il Glossy Finish ha un effetto quasi vinilico, cioè super perfezionante, sembra veramente uno specchio dopo che l'avete applicato, mentre Velvetizer è più diciamo avendo la dispersione ha un effetto diverso rispetto agli lucidi opachi senza dispersione e ha un effetto proprio vellutato
100% matte e soprattutto un matte che dura nel tempo. Quindi entrambi i lucidi mi hanno, o i finish, scusate, il lucido e quello opaco, mi hanno molto stupita. Tutti e due, Glossy Finish è uno dei miei lucidi preferiti e anche Velvetizer ad oggi, quindi sicuramente ve li raccomando. E adesso siamo giunti quasi alla fine del video, è stato un video un po' più lungo del solito perché ho voluto spiegarvi nei dettagli tutti i prodotti che avevo di Libra Nails Lab e le ragioni per cui li amo così tanto. E ovviamente spero che la mia review vi sia stata utile e vi abbia saputo orientare un po' nel vostro shopping. E anche questa volta siamo arrivati alla fine del video. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci vediamo presto nel prossimo video. Ciao!